Presentata questa mattina presso il Palazzo Storico della provincia di Reggio Calabria, la terza edizione del progetto di promozione culturale lungo il sentiero dell'Alica. L'iniziativa, che inizierà il 13 dicembre a Condofuri e si concluderà nella stessa cittadina il prossimo 31 dicembre, è stata sponsorizzata dalla provincia con la piena condivisione del presidente Giuseppe Raffa e con il pieno consenso dell'intera maggioranza consiliare. L'obiettivo che si intende raggiungere è la promozione paesaggistica, artistica, culturale e gastronomica dell'intera area grecanica attraverso diversi itinerari che saranno svolti sul territorio. Al fine di raggiungere i risultati programmati in tutta la rete dei comuni interessati, l'associazione Il Borgo, titolare del progetto, ha coinvolto le associazioni e le istituzioni presenti nei vari comuni della provincia di Reggio Calabria, puntando a raggiungere effetti positivi sia sotto il profilo culturale che sotto quello economico. Allora, terza edizione Festival Lungo il Sentiero dell'Alica. Il presidente Silvio Cacciatore, coinvolgimento di tutti i comuni dell'area grecanica. Sì, tutti i comuni dell'area grecanica, come io comunque una buona parte quindi dei comuni della provincia, un'area grecanica che ha bisogno, e non solo l'area grecanica, tutta la Calabria ha bisogno di destagionalizzare la sua offerta turistica e questa è un'occasione appunto per farlo. Sono 17 eventi di cui 11 concerti, ci sono conferenze, dibattiti, ci sono anche delle proiezioni video del Parco Nazionale dell'Aspromonte, un festival molto completo, addirittura delle uscite, delle escursioni mountain bike, delle escursioni trekking a piedi, per un festival che vuole essere appunto itinerante tra i vari comuni dell'area grecanica per andare a scoprire le tradizioni di un passato non molto passato, perché alla fine sono delle tradizioni che ci sono arrivate a noi veramente, si può dire, dai nostri nonni. Riscoprire queste tradizioni e da qui ripartire come volano per una possibile economia del futuro. Diciamo così, dall'estero in Italia, già di per sé nella nazione, vengono per scoprire le tradizioni, perché la Calabria non può essere così e soprattutto perché la Calabria non può essere così 365 giorni all'anno e solo d'estate, e quindi il motivo del perché anche lo facciamo in questo periodo dell'anno. C'è un fermento di associazioni che si stanno muovendo negli ultimi anni e soprattutto anche a Bova Marina. Nell'ultimo anno ci sono state moltissime manifestazioni. Qual è il ruolo di ognuno e quello di tutti e soprattutto il ruolo dell'amministrazione provinciale, visto che oggi ospita questa conferenza stampa? Innanzitutto la provincia ha fornito il patrocinio e il finanziamento dell'iniziativa che è stata promossa dall'associazione Il Borgo Onlus, associazione e provincia che hanno fatto rete assieme alle altre associazioni appunto dell'area grecanica, tra cui anche la mia, sono presidente dell'associazione Aria Pulita che lavora a Bova Marina, poi ci sono varie associazioni, ogni comune ne ha una che collabora. Soprattutto ci sono molti comuni che sono commissariati all'interno di questo festival, chi per scioglimento quindi mafioso e chi per un altro tipo di scioglimento politico. Ogni associazione ha il ruolo alla fine di fornire la logistica all'interno del comune stesso ed è stata molto importante la collaborazione delle associazioni perché hanno consentito una razionalizzazione della spesa, un festival fatto si può dire in economia che però ha una rendita di 3 volte tanto della spesa che è stata effettivamente poi sostenuta. Un'ultima domanda, quanto e come hanno contribuito le proprie comuni invece che sono sotto commissariamento? Dipende da comune in comune. Nei comuni col commissariamento hanno contribuito le associazioni. Per esempio il mio, io sono di Bova Marina, contribuisce con la nostra associazione, il nostro coordinamento, Bova Marina Città Viva. La domanda era, i comuni, le associazioni abbiamo già dette, se hanno contribuito non soltanto in termini economici, alla riuscita di questa manifestazione. I comuni come istituzioni, intende? I comuni come istituzioni dipende, è una questione da comune in comune, perché i comuni sono tanti, per esempio c'è il ruolo del comune di Bova che è un ruolo molto importante, il comune di E ha Bagalada, e poi ci contribuito sono. il comune di Bova? Sì, il comune di Bova sì, ha contribuito, Benissimo. e non, so, non tutti i comuni, il comune di Bova in particolare, il comune di Condofuri assieme alla Pro Condofuri, Bova Marina non ha potuto contribuire perché ha il dissesto finanziario e quindi lo fa l'associazione, e questa è la situazione. Dove si è potuto, si è cercata collaborazione, la collaborazione è arrivata una rete appunto di associazioni che si sono mosse per unire e non separare l'area grecanica, perché appunto abbiamo bisogno di unità. Grazie. Grazie. Ancora cultura, questa volta la provincia nell'area grecanica con questo festival che ha la terza edizione. Noi vorremmo chiederle intanto
inizia oggi con questa conferenza stampa il programma delle manifestazioni, quando inizia e quando finisce? Sì, da quello che ho appreso, perché diciamo, l'organizzazione del Borgo Ollus ha predisposto un po' tutto, e dovrebbe iniziare il 13 con la prima manifestazione, che i mercatini di Natale sono già una manifestazione che si perpetua da qualche anno su Condo Furi Marina, ma che interessa un po' tutto il comprensorio della cosiddetta area grecanica, e si terrà 13, 14 e 15 di dicembre. Dopodiché sarà un continuum di promozione culturale, non si limita questo festival alla musica, fino al 31 dicembre, fino alla notte diciamo, di San Silvestro, e quindi accompagnerà quindi il nuovo anno, l'inizio del nuovo anno. Dal 21 al 31 ci saranno giorno, quindi mattina, pomeriggi e serali, attività che spaziano praticamente dal coinvolgimento delle scuole, quindi la promozione dei siti di interesse storico all'interno delle scuole, gli istituti che insistono sul nostro territorio, quindi l'Istituto Superiore Euclide, l'Istituto Familiari, quindi gli istituti di istruzione di secondo grado, e con un esperto delle belle arti che illustrerà il percorso fatto prima ancora dal regista che ha prodotto il video, quindi una serie di proiezioni poi specifiche sui siti di interesse paesaggistico, artistico e storico della nostra area. Quindi non è un progetto che si occupa delle minoranze linguistiche, oppure non si occupa solo delle minoranze linguistiche, nel senso che è una promozione culturale vera e propria. Per quanto concerne la musica, l'associazione il Borgo Ollus collaborata e coadiuvata da una serie di associazioni molto imponente. Sono contento che ha aderito appunto a questo progetto tutta una serie di associazioni che opera in condizioni di difficoltà nel territorio e che si è sostituita di fatto, dal punto di vista anche democratico oserei dire, alle amministrazioni che, come sappiamo e come abbiamo più volte detto, in questo momento sono assenti a seguito dei commissariamenti per infiltrazione mafiosa, ma anche altro. Quindi si deve dare atto a queste associazioni e quindi a tutti i responsabili, i promotori di queste associazioni, che si potrà raggiungere un risultato importante, che è un risultato legato anche alla, abbiamo più volte detto, l'abbiamo scritto anche nel comunicato stampa, la destagionalizzazione di questi eventi che si concentrano nel mese di agosto e che invece potrebbero, diciamo, e lo fanno, e lo stanno cominciando a fare, occupare dei periodi dell'anno anche per dare un'offerta culturale maggiore. È inutile, diciamo, andare nel dettaglio, lo faremo in conferenza stampa, e ci sono anche eventi culturali legati al studio e al recupero delle aree interne, il contrasto allo spopolamento, così come ci sono pure itinerari organizzati con trekking, escursioni trekking lungo il sentiero dell'Alica, appunto, quindi nella sede originaria della Madonna dell'Alica, e escursioni mountain bike, quindi con veri e propri raduni che però mirano a portare le persone che non conoscono questi luoghi a studiarli. Ecco, quindi poi ovviamente ci saranno pure degustazioni con cibi cosiddetti slow food, diciamo quelli ufficialmente considerati presidio slow food, e anche altri organizzati per l'occasione dalle associazioni che appunto con il sostegno della provincia, il patrocinio della provincia, riescono con uno sforzo eccezionale a produrre un risultato anche altrettanto, ritengo sarà un risultato eccezionale. Quindi un'integrazione a 360 gradi, perché coinvolge anche le scuole. Certo, le scuole che ovviamente cerchiamo di non lasciare fuori mai nelle nostre iniziative che sono di promozione culturale, perché la cultura ovviamente ha una sua origine che è quella dei primi anni familiari e subito dopo quella scolastica, poi c'è il, diciamo, il vissuto di ognuno di noi che può formarci, quindi in questo le scuole hanno un ruolo da protagonista. Bene, grazie. Presidente Pizzi, quindi anche l'associazione culturale Meli partecipa a questa terza edizione del festival? Sì, esatto, anche noi entriamo nel parterre delle associazioni che hanno condiviso questo progetto, e noi condivideremo la serata del 27 dicembre alle 19.30 con The Mahler Slide Quartet, che è un quartetto di fiati che terremo presso il Museo Garibaldino a Merito Porto Salvo, sul lungomare dei Mille. Okay. Cosa fate in questo progetto culturale, poi paesaggistico, che più ne ha più ne mette, perché ci sono non soltanto le associazioni, c'è l'amministrazione provinciale, i comuni, insomma c'è un'interazione. Qual è il vostro ruolo e quando andate in scena voi? Allora, noi siamo stati invitati dalla provincia, dal comune di Condo Furi, e andiamo in scena il 22 dicembre con un'escursione
che toccherà il territorio di Bova e Condofuri. Allora, siamo stati contattati proprio perché noi pratichiamo questo sport che ci consente di scoprire paesaggi, di itinerari altrimenti difficili da... E cosa farete quando? Allora, il 22 dicembre partiremo, ci sarà un'escursione che partirà da Condofuri, dalla piazza, davanti alla delegazione municipale. Passeremo da Bova e attraverso un sentiero sterrato arriveremo in contrada Briga di Bova Superiore, Bova, passeremo paesaggi, vedremo dei paesaggi altrimenti poco visibili con altri mezzi di locomozione. Una volta arrivati a Bova visiteremo il castello, il centro storico, per poi scendere in contrada Tefani ad arrivare al castello della Mendolea, dove ci sarà un rinfresco offerto dal comune di Condofuri, dalla provincia. Insomma, ci sarà un lieto finale dove dopo la fatica saremo ripagati. Con in questi casi, se c'è maltempo, come vi comportate? Se piove? Allora, se piove sì, è chiaro che diventa un pochino più difficoltoso. In ogni caso siamo attrezzati, ci sono impermeabilini, sì, c'è la possibilità di ripararsi anche dalla pioggia e di affrontare anche il maltempo. Bene, voi invece... Niente, no, è sempre, sì, ha detto tutto Francesco. Comunque nel percorso che noi andremo a fare andiamo a valorizzare diciamo, la natura più che altro, andiamo a incontrare il ginepro, è una pianta dove è molto rara qui da noi, che si trova in alta montagna e abbiamo la fortuna di averla noi nel nostro territorio. Andiamo a valorizzare questi territori dove parecchie persone anche della zona non conoscono, e portare proprio il turismo, valorizzare il territorio proprio per questo motivo. E siamo qua apposta. Comitato Civico Pro Condofuri, presente qui come al solito, ma in questa manifestazione cosa e quando entrate in scena voi? Allora, a noi tocca il compito più oneroso, che è quello di aprire il... questo cartellone patrocinato dalla provincia di Reggio Calabria, alla quale vogliamo rivolgere intanto i nostri ringraziamenti e soprattutto al consigliere Pierpaolo Zavettieri, che ci ha dato questa opportunità e ha dimostrato in questo modo di avere a cuore le sorti dell'area grecanica. Quindi noi apriremo venerdì 13 con i mercatini del Natale condofurese, è una mostra mercato di prodotti tipici dell'artigianato locale e di tutto quello che possa avere attinenza con il periodo natalizio, prettamente natalizio, insomma, quindi tipicità di ogni genere. Ecco, cosa fa la vostra associazione quando entra in scena, insomma, come partecipa a questo bellissimo progetto e festival dell'area grecanica? Diciamo che siamo stati coinvolti all'amministrazione comunale di Condofuri insieme, in sinergia con la provincia e con i borghi solidali, per questa bellissima iniziativa che ci allieterà per il Natale, farà in modo che ci sia qualcosa di un po' diverso e particolare in quell'area là. Siamo stati felici di partecipare a questo progetto come associazione sportiva, non siamo nuovi a questo tipo di iniziative e proseguiamo un cammino di cooperazione, di collaborazione sia con l'amministrazione comunale sia con tutte le associazioni sportive del territorio. Ci pregiamo di rappresentare per il giorno 22 questa camminata, in mountain bike. Stiamo organizzando per il meglio tutto il percorso per mettere in sicurezza e per fare in modo che quella giornata sia una giornata di sport, di divertimento e di armonia per tutti. Grazie. Come promotore dell'iniziativa comincio io, però è chiaro che questo festival è organizzato da un'associazione che si chiama il Borgo Onlus, è giunto alla sua terza edizione e quindi sta rappresentando nel territorio dell'area grecanica, comunque in quei 12-13 comuni più vicini all'area grecanica, e sta rappresentando una realtà che ogni anno diventa sempre più consolidata, anche se con risorse economiche dal punto di vista delle istituzioni ridotte al minimo, non per fare una critica, poiché siamo noi che stiamo promuovendo questa cosa, ma per fare un elogio e dire che
la sinergia con le associazioni che vi hanno collaborato è riuscita fino a questo momento, vedremo fino al 31 dicembre, data in cui finirà il festival, il risultato che riuscirà a produrre. Quindi dopodiché è opportuno che vi presenti il direttore artistico del festival, che è Silvio Cacciatore, che ci ha lavorato sotto tutti i punti di vista, diciamo, anche dal punto di vista organizzativo, non solo per la gestione artistica. E hanno collaborato il maestro Cuppari, che presenterà come esperto delle belle arti, presenterà nell'interazione che avremo con le scuole dell'area grecanica, presenterà il progetto che andiamo a presentare. Vorrei citare una per una le associazioni e cerco di leggerle dal, perché le conosco tutte, ma potrei dimenticarle in ordine cronologico, e sono, al di là del Parco Nazionale dell'Aspromonte, che ci offre il centro visite a Bova per il convegno che si terrà il 21, poi abbiamo la Proloco di Brancaleone, la SDMT Melito, che si occupa di, diciamo, circuiti in bici, in questo caso farà un raduno che produrrà un'escursione. E poi abbiamo l'associazione Aria Pulita, che tra i principali organizzatori si è attivata, un'associazione che è nata, così come la maggior parte di queste che sto per citare, in assenza di democrazia, cioè nei comuni che sono stati o sciolti per mafia o per altri motivi, così come il caso di Palizzi, e si trovano nella condizione di avere un commissario prefettizio che non riesce, o che non riescono nel caso di più commissari, ad avere un'interazione democratica o capillare, vogliamo usare un eufemismo, o capillare nel territorio. Quindi la parrocchia di Palizzi, quindi con un circolo che la segue dal punto di vista attivo, il comitato civico Pro Condofuri, l'associazione Pro Pentidattilo, l'associazione Laurenzianum, il circolo Meli di Melito, Laurenzianum e San Lorenzo ovviamente, Vallata della Mendolia di Condofuri, la Lados di Bova Marina, Sport and Fitness Bike Melito si occupa sempre dello stesso circuito mountain bike, poi i comuni che hanno offerto la logistica, Bagalati, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Melito, Palizzi e San Lorenzo, e però qua si deve fare un distingo, un paio di questi sono amministrati da amministrazioni per fortuna in piedi, sono Bova e Condofuri, e hanno dato un po' di più, e cioè non si sono limitati alla logistica, ma insomma hanno intrecciato rapporti con l'associazione Il Borgo Onlus e quindi con la provincia che ne è stata promotrice, al fine di raggiungere con uno sforzo economico limitato, per non dire minimo, un risultato, diciamo, eccezionale. Ovviamente ringrazio per la presenza dell'assessore alla cultura, che ha condiviso, perché questa è una cosa partorita in consiglio provinciale a seguito di una mia proposta, ma che ha trovato la piena condivisione proprio per la qualità e la valenza e la ricaduta possibile e probabile che si spera sul territorio, dell'assessore Lamberti, la presidente della commissione, la mia presidente, io sono il vicepresidente suo, che si occupa appunto delle, diciamo, cose relative alla cultura, quindi i progetti e anche i festival. Questo l'abbiamo chiamato festival per una comunicazione più veloce, ma è un progetto culturale che appunto, spiegherà poi il direttore artistico, si articola su tanti aspetti che non sono solo musica, e quindi l'arte che, diciamo, più fruibile e più facilmente fruibile. Vorrei ringraziare tutti i gruppi musicali che comunque in qualche misura hanno dimostrato una sensibilità, in alcuni casi riconoscendo, diciamo, a questo progetto una valenza che gli ha consentito di ridurne i costi, e quindi sono, li dico in ordine, quindi non per importanza, sono Musicofilia, Mahler Slide Quartet, e poi abbiamo la Corale Polifonica Don Ruggero Coin, abbiamo Taran Project, e poi abbiamo Giovanni Favasuli e Peppe Platani, che fanno, diciamo, musica e poesie, la Spromonte Invernacolo, poi i Tarantanova Sound, e poi i Cardia e i Calavria, ovviamente, che sono qui presenti, rappresentati dall'amico Antonino Stellitano. Poi c'è il Nuovo Suono Battente, di origine Brancaleone, però, diciamo, hanno musicisti anche della nostra area in senso più ampio. Spero di non aver dimenticato qualcuno, quindi, diciamo, vi ringrazio per questa vostra presenza e attenzione. Voglio ribadire appunto agli amici che prima facevano qualche battuta, sembra più un convegno o una conferenza stampa per la partecipazione che normalmente nelle conferenze stampa non c'è. Questo è il segnale, appunto, la certificazione, una sensibilità di un territorio che appunto è rimasto isolato un po' da tutto, vuoi per la
scarsa capacità di autopromuoversi per i numeri che non riesce a dare, in quanto la densità, la popolazione non ce la fa a competere con le altre aree, vuoi per le qualità artistico-paesaggistiche che questo territorio, di cui questo territorio è intriso, oserei dire, e quindi c'è anche questa attenzione appunto da parte loro, e hanno ritenuto opportuno, dopo un comunicato stampa di presentazione, venire a essere presenti qui oggi. Quindi mi auguro che poi, se qualcuno vuole dire qualcosa che faccia la differenza su ciò che diremo noi, ovviamente è invitato a parlare. Quindi cederei la parola. Non so se c'è un problema di tempi e anche di cose, se no la parte politica può intervenire prima. Silvio, allora. Allora, buongiorno a tutti. Oggi vi presentiamo il Festival Lungo il Sentiero dell'Alica. Come diceva il consigliere Zavettieri, più che un festival è un progetto culturale, perché non ci sono solo concerti, musica, ma ci sono proprio dei convegni, ci sono delle proiezioni video molto interessanti realizzate al Parco Nazionale dell'Aspromonte, seguite da un esperto che andranno a incontrare per esempio anche degli studenti. Il festival intende offrire un'iniziativa culturale che si pone come obiettivo, insieme a quello della promozione dei beni culturali e dei beni materiali e immateriali della nostra area grecanica, che sono veramente tanti, si pone come obiettivo anche quello di destagionalizzare l'offerta culturale e turistica, perché la Calabria vive, una volta si diceva vive di più nei mesi estivi, adesso vive quasi di un mese se non di un paio di settimane nel periodo di Ferragosto. Quello che si vuole fare è cercare di dare un'offerta culturale, un'offerta turistica più ampia, e quindi attirare maggiore turismo, attirare maggiori visite nella nostra area, anche perché la Calabria, l'area grecanica, la provincia di Reggio Calabria hanno secondo penso tutti noi tutte le carte in regola per poterlo fare. Ma veniamo al festival. Il festival è stato progettato, realizzato in rete, e non solo perché oggi sbarcherà su Facebook e su Twitter, quindi sui social network, ma perché è stato realizzato da una rete di associazioni che si sono messe insieme, all'associazione promotrice, il Borgo Onlus, e il progetto, lo ricordiamo, al patrocinio della provincia di Reggio Calabria, e qui ringrazio il consigliere Zavettieri per il suo impegno, ringrazio l'assessore Lamberti. Si sono messi, e la dottoressa Polimeno, mi scusi. E c'è anche il consigliere Loiero e c'era anche il consigliere Brizzi, ma giusto per non essere, non voglio interromperti, però è giusto, perché poi alla fine può sembrare una esclusione, ma qua si lavora in... Loro hanno firmato l'emendamento, quindi io l'ho proposto, ma loro l'hanno accolto. E allora lì ringrazio anche loro. E una rete, dicevo, di associazioni che hanno contribuito attivamente per razionalizzare la spesa in maniera veramente efficace, perché un festival che spende una cifra ma rende tre volte tanto, e questo grazie alle associazioni che offrono, alle associazioni e ai comuni dove, dicevamo prima, dove sono presenti, che offrono sia la logistica che il palcoscenico per gli eventi dove ci sono dei concerti, la SIAE, che è una tassa anche lì abbastanza onerosa, e l'allaccio della corrente elettrica, che sembrano poche cose ma sono in realtà molto determinanti per la realizzazione di questo festival, che può contare su 19, quasi 20 giorni di spettacoli, di eventi, esattamente, dicevo, la logistica, e quindi anche la promozione. Le associazioni si sono fatte carico e si faranno carico della promozione degli eventi nei loro comuni e nei comuni limitrofi. Le associazioni le ha elencate il consigliere Zavettieri, ma io ve le ricordo: sono la Proloco di Brancaleone, Aria Pulita, la Parrocchia di Palizzi, il Comitato Pro Condofuri, la Pro Pentidattilo, l'Associazione Laurenzianum, il Circolo Culturale Meli, la Vallata della Mendolea, la Lados, la SD Mountain Bike Melito, lo Sport and Fitness Bike Melito, e anche la preziosa collaborazione dell'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte. Adesso parliamo del programma, un programma molto articolato. Comincia venerdì 13, venerdì, sabato e domenica a Condofuri. Il Comitato Civico Pro Condofuri ha organizzato i Mercatini di Natale, che sono una mostra mercato di prodotti enogastronomici e dell'artigianato locale, finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali nei comuni dell'area grecanica. Poi, quindi questo venerdì 13, tra due giorni, fino a domenica. Lunedì 16 dicembre, mercoledì 18 dicembre, presso l'Istituto Familiari, lunedì di Melito Porto Salvo, il Liceo Classico, e l'Istituto Euclide a Bova Marina, alle ore 10, ci sarà la proiezione del video sui siti di interesse storico e paesaggistico del Parco Nazionale d'Aspromonte, realizzata e presentata agli studenti da un esperto dell'Accademia di Belle Arti.
Giovedì 19 dicembre a Bova, nella concattedrale dell'Isodia, alle ore 18 ci sarà il concerto della corale polifonica Don Ruggero Coin, diretta dal maestro Aldo Gurneri, che eseguirà dei canti ebraici e della Calabria antica, della Calabria greca. Sabato 21 dicembre, poi, nel comune di Bova, alle 16.30 ci sarà presso il centro visite dell'ente parco d'Aspromonte un convegno dal titolo Recupero delle aree interne e contrasto allo spopolamento e valorizzazione del territorio grecanico attraverso l'utilizzo di strategie, risorse materiali ed immateriali. Ci saranno degli interventi molto articolati, ci sarà, se non mi sbaglio, il professor Vito Teti e altri esperti. Un omonimo, la professoressa Teti. Che la professoressa un libro Teti. Anche c'era scritto il professor Teti. Ci sarà il dottor Marino, il coordinatore regionale dell'ANCI sezione Borghi, il professor Siclari dell'Università Dante Alighieri, il dottor Bombino, presidente dell'ente Parco d'Aspromonte, e il consigliere Zavettieri, che porgerà i saluti a nome della, dell'ente, appunto, della provincia di Reggio Calabria. Alle 21.30, sempre a Bova, in Piazza Roma, ci sarà il concerto dei Nuovo Suono Battente, che sono un gruppo di musica etnica che parte da Brancaleone ma che raccoglie musicisti da più o meno tutta l'area grecanica e si estende verso la Locride. Domenica 22 dicembre alle 8 tra Condofuri, Bova e Bova Marina, ma con partenza alle ore 8 in Piazza Regina Pacis a Condofuri, ci sarà l'itinerario sulla Via dei Castelli, un raduno, escursione in mountain bike. L'arrivo previsto è al Castello Ruffo della Mendolea, al termine ci sarà una degustazione con un buffet grecanico e quindi i sapori del nostro territorio, i sapori tipici della nostra area. Alle 21.30 a Marina di San Lorenzo, in Piazza della Trinità, ci sarà il concerto dei Cardia, musica etnica calabrese dal vivo, stands, aziende locali e degustazione di cibi slow food. Lunedì 23 dicembre a Palizzi alle 10 del mattino ci sarà il raduno e partenza in località Pietrapennata dell'escursione trekking itinerario verso la Madonna dell'Alica. Un percorso ad anello con rientro a Pietrapennata alle ore 13, seguito anche qui da un buffet grecanico per tutti i partecipanti e la degustazione di cibi slow food. Alle 21.30, sempre a Palizzi, però nella, sulla costa, a Palizzi Marina, in Piazza dei Martiri, ci sarà il concerto dei Calavria. Giovedì 26 dicembre, quindi saltiamo le festività natalizie, siamo a Bagaladi nel Borgo, alle 19 ci sarà il concerto dei Musicofilia. I Musicofilia sono un gruppo che cantano praticamente canzoni provenienti dalla tradizione ebraica, canti ebraici, grecanici, latini e dialettali, e ci sarà l'apertura con questo concerto del presepe vivente nel Borgo di Bagaladi. Venerdì 27 dicembre a Melito, alle 19.30 nella cornice del Museo Garibaldino sul lungomare dei Mille, ci sarà il concerto dei Mahler Slide Quartet, un concerto di fiati diretto dal maestro Saverio Varacalli. 28 dicembre, Bova Marina, alle 15.30 ci sarà visita guidata al Parco Archeologico Archeoderi, alla Sinagoga Ebraica, e a seguire il concerto sul posto della corale polifonica Don Ruggero Coin, che appunto torna a cantare per il Festival dell'Alica. La sera alle 21.30 in Piazza Stazione il concerto, che è l'evento più grande di questo festival, di Mimmo Cavallaro, Cosimo Papandrè e Taran Project. E sempre la stessa sera ci saranno... Scusa direttore, per l'organizzazione che c'è intorno, non per Cavallaro, con tutto il rispetto, che gli altri artisti... No, diciamo... per l'organizzazione ovviamente, sì. No, gli artisti sono esattamente, sono tutti, di, sono tutti sì, elevati, no. Sì, giusta precisazione, sono stato un po' vago. Per la grande organizzazione c'è, che c'è dietro, diciamo, l'evento... attorno un gruppo di associazioni che opera a Bova Marina magari in un numero maggiore, quindi hanno organizzato stand e altre cose, quindi coincide con... l'esperienza musicale di Cavallaro, e quindi sembra, però musicalmente no. Diciamo sì assolutamente, assolutamente. No, anche perché ci sono dei gruppi che riempiono e impreziosiscono questo festival che sono meno conosciuti ma sono veramente veramente bravi, e li ho già elencati, per esempio i Mahler Slide Quartet, i Musicofilia, i Calavria. Che hanno contribuito più degli altri, perché è giusto dirlo, sacrificando sì. Diciamo una parte, quindi è giusto. E sempre lo stesso giorno a Bova Marina, appunto, dicevo, per la logistica e la grandezza di questa organizzazione, ci saranno anche stand dell'artigianato locale e degustazione di prodotti tipici e cibi slow food anche qui. Poi domenica 29 dicembre a Pentidattilo alle ore 11, Pentidattilo nel comune di Melito Porto Salvo, Giovanni Favasuli e Peppe Platani presentano l'Aspromonte in vernacolo, poesie, musiche, canti dei nostri borghi e delle nostre tradizioni, una versione unplugged dal vivo di questo loro spettacolo molto particolare. Per l'occasione ci sarà una degustazione del vino IGT di Palizzi e un buffet grecanico, e quindi con appunto, dicevamo, i sapori del territorio che sono sempre presenti e sempre molto importanti.
Alle 21.30 ci spostiamo a Brancaleone, sempre domenica 29 dicembre, per il concerto dei Taranta Nova Sound in Piazza Municipio. Lunedì 30 dicembre a San Lorenzo Superiore alle 16.30 presso la Chiesa Matrice il concerto dei Musicofilia. Martedì 31 dicembre a Condofuri Marina, ore 23 in Piazza Regina Pacis, il concerto dei Cardia, cosiddetto Finaiorno, praticamente il veglione che saluta la fine del 2013, da, speriamo, un augurio per questo 2014 che verrà e che conclude il festival lungo il sentiero dell'Alica. Quindi un programma molto, come avete potuto sentire, articolato. Sì, grazie Silvio, ovviamente lui è stato molto preciso, il programma era a disposizione e lo è a disposizione di tutti con le brochure e i manifesti, quindi è chiaro che la sua spiegazione è stata articolata al punto da porci, diciamo, alcuni dettagli e sfumature che magari non si riescono a cogliere direttamente. E volevo semplicemente passare la parola a tempi televisivi, e io non li conosco quanto l'assessore Lamberti ovviamente, tempi europei, al maestro Cuppari, giusto per rappresentare la parte non musicale, ecco, non perché lui non abbia competenze musicali, ma perché si occupa in questo caso dei beni culturali. Dei beni culturali. Per poi cedere la parola ovviamente per un saluto. Io solo due piccole riflessioni volevo fare. Una, diciamo, un punto di forza di questo festival è che è itinerante. Noi abbiamo i nostri beni culturali che hanno un punto di forza e un punto di debolezza, un punto di forza che sono di grande importanza, però nello stesso tempo sono molto distribuiti sul territorio. Quindi questo è un punto di debolezza per chi li vuole indagare, li vuole conoscere, deve diciamo spostarsi parecchio, e quindi praticamente questo implica che devono essere motivati. Chi vuole approcciare i nostri beni culturali deve avere, diciamo, una forte motivazione. Questo, anche in questa iniziativa, diciamo, è curato dal fatto che cerchiamo di fare incontri con i ragazzi delle scuole, e quindi cerchiamo di, diciamo, instillare quell'interesse che purtroppo dalle nostre parti è stato totalmente ignorato. Noi stiamo subendo lo stesso trauma che hanno subito gli indiani d'America, che privi delle loro, diciamo, delle loro tradizioni nel senso culturale della parola, privi della loro diciamo, cultura di base, è un popolo che subisce, diciamo, questa condizione e che è totalmente in crisi. La nostra crisi di identità e la nostra crisi, oserei dire, volendomi spingere molto, in modo molto laico, di spiritualità, è dovuto proprio al fatto che abbiamo perso, diciamo, la conoscenza di chi eravamo e dove dovremmo, diciamo, continuare ad andare. Benissimo, questo era quello che mi stava molto a cuore dire. No, nel senso del precedenza. Grazie. Meno. Ma figure, che circoli della strada. Grazie, grazie. No, io devo dire che come presidente di commissione posso dire che abbiamo accolto, conosciamo l'iniziativa che è stata presentata appunto da Pierpaolo, che è anche vicepresidente della commissione, e abbiamo immediatamente condiviso questo progetto, che penso possa essere annoverato come progetto tra le buone prassi che si potrebbero appunto utilizzare all'interno dei nostri territori, perché credo che questo sia il modo e la maniera migliore per portare all'attenzione, per far conoscere appunto tutte le bellezze, tutte le peculiarità che sono presenti sui nostri territori. Il fatto poi che questo sia un progetto, quindi un festival che in rete raccoglie una serie innumerevole di associazioni e quindi in questo caso anche di artisti che sui nostri territori lavorano, penso che sia il modo migliore per portarli ovviamente all'attenzione del territorio. Per cui i miei complimenti a chi ovviamente ha organizzato, quindi al direttore artistico, ma anche a chi ha promosso sul territorio provinciale questa iniziativa, quindi all'amico Pierpaolo Zavettieri. Sì, mentre passo i microfoni vorrei ringraziare ancora una volta tutti i presenti,
ovviamente le persone più note, c'è il senatore Franco Crinò che ci ha onorato della sua presenza, quindi era giusto ringraziarlo. Poi ovviamente ci sono già sindaci come Federico Curatola, quindi attenti sul territorio, e anche tanti altri, non vi cito tutti e mi scuserete, ma siete tutti importanti allo stesso modo. Ah, c'è il sindaco, il vice sindaco di Bova, Gianfranco Marino, chiedo scusa. No, era anche compagno mio di scuola, quindi... I sindaci vanno salutati per primi. I sindaci vanno salutati per primi. No, scusate, mi alzo perché mi viene più facile parlare, perché sennò con Anna e Natale non riesco. No, intanto io volevo farvi rispettosamente notare come... Siamo abituati di solito alla politica gridata, siamo abituati alla politica contrapposta, chi lo vuole fare, chi l'ha fatto, chi è primo, chi non è primo, chi ha lo ius prime noctis. In questa provincia sarà perché forse siamo in una zona ovattata, bello, un palazzo così austero, però c'è una veramente una sinergia, un coordinamento, una intesa che va ben oltre quella che quelli che sono i ruoli. Il professore Zavettieri potrebbe benissimo fare, forse anche meglio lo farebbe l'assessore alla cultura, perché ha proposto e la commissione ha appropriato, no, non si tratta meglio o peggio, si fa. Ecco, non è necessario che il politico di turno o l'assessore o il presidente della commissione si senta il padrone delle ferriere. Queste cose ormai non servono più. Noi dobbiamo produrre qualche cosa per cambiare questa terra, per riappropriarci di quello che diceva il signor Cuppari, cioè qui c'è una crisi, diceva lui, di spiritualità. E noi, caro signor Cuppari, vi stiamo dando il cibo per l'anima, che è la cultura. E devo dire che c'è anche il cibo per il corpo, perché c'è qualcosa di gastronomico, il che non guasta. Allora, questa iniziativa si va a introdurre in un processo ormai inarrestabile, ormai nessuno le può arrestare, ormai non possono venire più a raccontarci barzellette, non possono più venire a portarci signorinelle, con tutto il rispetto per le donne verso il quale ho il massimo rispetto, che ci vengono qui a fare le miss o vengono qua a farci una passeggiata sul corso per 200.000 euro, basta, non c'è più spazio per queste cose. Ora c'è spazio per queste cose, c'è spazio per le nostre identità, lo dicevano bene sia il direttore artistico che chi mi ha preceduto. C'è spazio per far capire che qui l'arte è nata, che qui l'arte ce l'abbiamo nel nostro DNA, i Calavria, i Coralira, non voglio citare Mimmo Galarco, Mimmo Cavallaro, non sono bravi perché sono bravi, sono bravi perché hanno studiato, perché si sono allenati, ma sono bravi perché nel loro DNA c'è questa capacità. Perché qui è nato il teatro. Andate a guardarvi le cartine dei tempi che furono, dei tempi dei greci prima e dei latini dopo. In ogni dove c'era un teatro. Ogni punto, qui, a Locri c'era un teatro, a Reggio c'era un teatro, a Palmi c'era un teatro, a Rosarno c'era un teatro, di fronte, ma dappertutto c'è un teatro. Piccolo, grande che sia, c'era un teatro, perché la vita si svolgeva nel teatro, la vita della città. I romani, quando andavano a costruire un accampamento addirittura, la prima cosa che facevano, due erano le cose, i greci il teatro, subito, la prima cosa, i latini prima il teatro e poi la palestra. Noi abbiamo distrutto tutto questo, perché purtroppo noi siamo figli del 68, quando si riteneva che la musica lirica fosse soltanto per gli iniziati, per quelli che avevano la puzza sotto il naso, per quelli che si potevano mettere la pelliccia, quando si pensava che le canzoni erano da non fare, bisognava fare il parlato e non la poesia, perché la poesia era troppo romantica, quando si pensava che il teatro era perfettamente inutile, quando invece il teatro è sostanziale per far crescere una popolazione. Quando soprattutto si deve pensare che i nostri giovani non possono imparare soltanto a scuola, perché a scuola non si possono rappresentare tutte le immagini della vita. Il teatro che cos'è? È la possibilità di vedere tutto ciò che può accadere nella vita, ma non è detto che accada. Ecco perché il teatro serve, perché l'immaginario serve per capire tutte queste... Ecco,
Il teatro oggi in televisione lo fanno, avete mai pensato come? Con quelle specie di pantomime, di processi finti, di amici e tutte quelle trasmissioni che servono soltanto a buttare un po' di polvere negli occhi della gente perché non capisca. Il teatro invece ti fa capire. Non c'è niente al mondo, non c'è politico al mondo che possa imitare l'arte del commediografo. Edoardo De Filippo con una sola parola, così, detta quattro volte, così, 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 fatta dire dalla sua protagonista, racconta la vita della Filomena Marturano. Con quattro parole, una sola parola, ripetuto quattro volte. Quale politico con una parola riesce a dire una vita? Ma per l'amore di Dio, con 100 parole riesce a dire una cosa, al massimo. Quindi ecco perché del teatro abbiamo assoluta necessità. Concludo veramente congratulandomi con chi l'ha pensato, con chi l'ha organizzato, con chi lo farà, con chi andrà a vederlo, perché c'è anche questo. Il teatro non va fatto solo da chi lo fa, io dico teatro per dire tutto naturalmente, certo. No? Ma bisogna abituare i giovani ad andarci al teatro. E ecco perché ho detto, non l'ho detto a caso, non l'ho detto per fargli un favore o per fargli una serenata, che mi deve dare niente, non ho bisogno né io di lui né lui di me. Ma il professor Zettieri si è reso responsabile, perché di questo si è proprio responsabile, non meritoriamente, bene, di iniziative, così come la dottoressa Polimeni, che va aprendo televisione da tutte le parti, e fa bene. E a Bova c'è un teatro che è stato riesumato e viene dato in pasto ai ragazzi. I bambini vanno a teatro, perché se i bambini non vanno a teatro, quando saranno grandi, faranno come a Reggio Calabria la sera, venite per favore. Il Bars, per l'amor di Dio, nulla da dire contro il soggetto che fa gelati e gelatini, però la gente sta tutta appollaiata lì sul muretto, che naturalmente è sporca, ferma in mezzo alla strada, a bere Coca-Cola, birra e cose varie, e mentre dentro il teatro sta avvenendo qualcosa di grandioso. Ma quei ragazzi non entrano mai nel teatro, perché hanno paura di entrare nel teatro, perché non lo conoscono. E come entrereste voi in una stanza al buio? No, accendereste la luce, ma per accendere la luce dovete sapere dove si accende la luce, altrimenti annaspate. E ecco perché quei ragazzi di Bova, quando saranno adulti, andranno a teatro, perché capiranno che cos'è il teatro. Ecco perché la destagionalizzazione, la possibilità, il fatto che sia itinerante, il fatto che sia popolare nel vero senso della parola, sono gli aggettivi più importanti per capire l'opera di cultura che questi signori hanno fatto. Il mio merito è relativissimo, anzi, non esiste proprio, ho solo detto sì, mi piace bene, e cercherò di andarci, ma non si tratta di meriti, qui lavoriamo utunum sint. Questo allora sta cambiando la Calabria, la provincia di Reggio, guardate, si può dire tutto quello che si vuole, ma per quanto riguarda il settore cultura, la provincia di Reggio è cambiata completamente, si fa cultura ovunque. Sto venendo da un'altra presentazione dove si presenta un film festival, un'apertura del Teatro Siracusa, che è noto ai reggini per il famoso Brigio di Siracusa, che poi vi spiego chi era una poesia di Nicola Giunta. Il Cilea il 21 riapre e vi prego, se è possibile, di essere presenti, perché la sera del 21 non è una sera come tutte le altre, è una sera di sfida, senza mezzi termini, è una sera di sfida contro chi, miope da questo punto di vista, culturalmente miope, ha tenuto il teatro chiuso per tutto questo tempo. Il teatro non è uno scatolone. Aprire un teatro e fare un finito davvero, prendere una cosa confezionata altrove e portarla qua, e che ci vuole? Chiami l'agenzia, per favore, mi faccia venire una commedia a Reggio Calabria. Aprire il teatro significa fare come avete fatto voi, cioè fare spettacolo, fare cultura, organizzando, facendo nascere dal territorio l'identità di cui parlavano, di cui si parlava prima, cioè aprire il Teatro Cilea, il 21 ci saranno solo soggetti calabresi, non è provincialismo, è cervello. Se noi vogliamo far conoscere quello che c'è nella nostra terra, se vogliamo far crescere l'orgoglio di questi ragazzi che studiano per cantare un'aria lirica, e ce ne vuole, per suonare la chitarra battente, perché c'è una rappresentanza di tutto, c'è la chitarra battente come c'è il balletto, c'è la lirica come c'è l'operetta, c'è tutto il territorio rappresentato della provincia di Reggio.
Così si fa cultura. E credetemi, noi la stiamo facendo con molta difficoltà. Il 21 sera, se possibile, venite a teatro e portate i giovani. Solo così noi cambieremo le carte in tavola. Vi ringrazio. Chiudiamo così questa conferenza stampa, invitandovi a prendere le brochure ognuno e a contribuire con la promozione ognuno con i mezzi che può. Adesso ci sono i mezzi informatici che arrivano ovunque, quindi vi auguro buona frequentazione del festival. Grazie. Assessore Lamberti, anche questa mattina lei è presente quando si tratta di cultura, lei c'è, ma non solo perché è titolare dell'assessorato, stiamo vedendo che c'è un movimentismo, chiamiamolo, non soltanto nell'area grecanica ma in tutta la provincia, e sarà merito anche di qualcuno. Ma guardi, merito è sicuramente di tutto il Consiglio Provinciale, della Giunta, della Presidenza, degli assessori, perché in questa amministrazione si lavora tutti all'unisono, tanto è vero che le iniziative che vengono proposte dai vari consiglieri sono tutte in linea con quella che è la filosofia, diciamo, di questa amministrazione. La cultura, cibo dell'anima, così abbiamo battezzato più o meno oggi in questa performance che il professore Zavettieri, nostro consigliere, la dottoressa Pollimeno, presidente della Commissione Cultura, hanno così propugnato e organizzato. L'area di interesse sembrerebbe essere solo l'area ionica, ma in effetti è tutta la provincia, perché questo, chiamiamolo, festival itinerante dell'identità calabrese, sotto forma di gastronomia, sotto forma di arte, sotto forma di musica, di teatro, di musica etnica, è la ricetta per riscoprire la nostra identità. Ne abbiamo bisogno, e questa iniziativa si inserisce benissimo in una serie di altre iniziative che da altre parti della provincia si stanno levando. Siamo stanchi delle miss, con tutto il rispetto per le donne, ma le donne, se vanno a fare i concorsi miss, forse a mio giudizio sbagliano.